Ciao ciao, appartamentino a Bari, è stato un piacere dormire nel tuo letto con tre cuscini. No, c'è uno Snorlax davanti alla porta. Non mi farà mai passare. Buongiorno. Quarta ed ultima giornata in quel di Bari. Oggi inizio ad un orario decente, infatti sono le 8:30 e in questo momento la mia prossima direzione è il porto di Bari. Infatti, dopo aver fatto la colazione a Venezia con il classico caffè super costoso in Piazza San Marco, adesso qui a Bari è arrivato il momento di fare la classica colazione barese. E quale colazione più tipica a Bari se non quella con un crudo di pesce? La colazione dei pescatori. Me la sono lasciata l'ultimo giorno perché così se mi sento male il viaggio è già finito. Allora, se devo essere sincero, un pochino mi sto cagando addosso, però andiamo a cazzo duro a fare questa colazione super proteica. Domani mi sentirò male. Lo faccio per voi. Prendo un misto di crudo di pesce. Here we go. La colazione degli uomini. Abbiamo totani, cozze e ricci di mare. Sa proprio di porto. Peccato che non aveva il polpo, però ce le facciamo bastare. Ok, mi sono messo qui appartato così se devo sboccare i pescatori non mi vedono e non mi prendono in giro. Mi stanno tutti guardando in modo strano. Ah, col pane questi. Ok, Sì, un perfetto. Allora. pezzettino di pane. Metti Metti dentro e mangia. Va. Troppo alla volta, un pezzettino poco alla sera. Perfetto. È un po' Metti assai dentro e quel mangia. pane. Vabbè, comunque riesci a prenderlo. Perfetto, perfetto. Iniziamo con il riccio di mare. Se il riccio di mare punge, pure il sapore lo è. Assaggiamo questo totano. Il totano è viscidissimo, però mi sembra scontato dirlo. Però il sapore è veramente fresco, è assurdo. Qui c'è uno spino di riccio. Ultima cosa che mi restano da provare, le cozze, che sono quelle che mi spaventano di più. Perché alla fine sono tipo dei polmoni di mare, assumono lo sporco dell'acqua. Andiamo. Magari mettiamoci un po' di limone sopra, un po' tanto di limone. Non sapevo che le cozze dentro avessero una sorta di peli. Dai, tutto in un boccone, senza pensarci. Buon appetito a tutti. Pane per smorzare. Le cozze sono quelle che mi fanno più effetto, sono troppo viscide. Poi pensa che dentro ci sono quei peluzzi. Una rinfrescata alla bocca ci stava. Allora, se devo dirvi la verità, i totani e i ricci di mare me li mangio più che volentieri. Le cozze sono un po' troppo. Quindi i pescatori mi hanno insegnato di prendere un riccetto, pane, fare una scarpettina e mangiarsi l'interiora. Hanno un retrogusto di pinolo. Facciamoci un panino di totano. Come al sushi, da uomini però. Mi aspettavo che sapessero più di porto. Buono, yeah. Yeah, it's very fresh. Very, very fresh. Yeah. Vabbè, dai, tutto sommato non è stato così traumatico. No, sto scherzando, domani vomiterò. Bene, adesso posso dire di aver provato veramente tutto il cibo che potevo provare qui a Bari. Vediamo se i miei anticorpi saranno abbastanza forti per resistere a questo pesce crudo. Però dai, alla fine è come il sushi, no? Ok, crudo di pesce andato, per quel piatto misto ho pagato 10 euro. Il polpo te lo danno a parte e il prezzo dipende dalla sua grandezza. Il prezzo più basso per il polpo sarebbe stato 7 euro. Però diciamo che anche senza il polpo non mi lamento, dai. È stata una bella colazione. Mi sento più vicino ai baresi adesso. Mangiare il crudo di pesce dovrebbe essere tipo un rito di iniziazione per le persone che si trasferiscono a Bari. Perciò con questa ultima super esperienza qui a Bari dichiaro concluso il mio tour nel capoluogo pugliese. Quindi a malincuore il mio tempo qui a Bari è scaduto. Ciao Bari, è stato un piacere. Prossima direzione, aeroporto di Bari. Anche questa volta arriverò super risicata all'aeroporto. Sempre se il treno è puntuale dovrei arrivare 20 minuti prima della chiusura del gate. Comunque sono passate 3 ore da quando ho mangiato il crudo di pesce e ancora non sto avendo nessun effetto collaterale. Se riesco ad arrivare a domani mattina senza aver sboccato neanche una volta, posso ritenermi soddisfatto del mio apparato digerente. Arrivati a Bari Centrale. Adesso devo riuscire a non perdere il treno per arrivare in aeroporto. Non so neanche da dove si prenda. Dove cazzo è? Treno per l'aeroporto. È lì. Tra 2 minuti no, qui lo perdo io sicuramente. Per l'aeroporto. Sì. Il bobinare a sinistra in fondo, quindi devi correre. Sono abituato, grazie. Bisogna correre. Yes! Ultimo colpo di adrenalina. Solo i professionisti possono correre la stringa sciolta. Non so se vi rendete conto, ma se avessi perso questo treno avrei perso anche il volo. E molto probabilmente non sarei più tornato a Grosseto. No, beh, questa è una visione un po' troppo tragica. Però non sarebbe stata una bella esperienza. E adesso indovinate un po', bisogna correre. Che belli i corridoi infiniti.
20 minuti per fare tutto. Grande. E anche questa volta indovinate chi riesce a tornare a casa? C'è sempre il dubbio con me. Gate a 5. E si gode. Mamma mia, Marcello, guarda che fila. Here we go. E andiamo a prendere questo bus con le ali. Che bello entrare così a nudo sull'aereo. Dai. On board. Inizia a Moscow, io non so. Grazie. Che bello, sono arrivato in super anticipo. Adesso ho un'ora di nulla. Io non ci sono abituato a questi lussi. Ma che benessere, sono arrivato a Muschio Selvaggio. Dove sono le latrine? Mi sembra veramente strano camminare in questi posti. Di solito corro sempre. Non avete idea di quanta voglia avrei di spostarlo da lì. Arrivati nella cara e vecchia Grotown. Ma più di tutti mi era mancata la cinquecentina. Voilà, com'è? Tutto bene? Come ti davo fastidio? Andiamo, ti si riporta a casa. È sempre bello tornare nella propria cameretta. Affissiamo la fantastica cartolina di Bari al muro sopra Amsterdam e Bologna. E poi vi faccio vedere tutta questa paccata di scontrini del food tour di Bari, che nelle prossime settimane uscirà sul canale. E a proposito di food tour, moltissimi mi avete chiesto quando sarei venuto a Genova. Amici genovesi, questo weekend 11 e 12 settembre mi troverò a Genova. Perciò consigliatemi nei commenti tutti i posti e cibi che devo andare a assaggiare a Genova. Per questo daily vlog è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.